esattamente 24 ore fa, il 22 agosto, alle 6 del mattino, ho preso la macchina, sono partito. In questo momento mi trovo al confine tra la Polonia e la Lituania e ho già percorso 1717 km in 24 ore. Non sono ancora arrivato, mi manca ancora un po' di strada e sono in mezzo, letteralmente in mezzo a nulla. Come, vabbè, ci sta. Il perché sono qui poi ve lo spiego dopo. Adesso ho ancora un po' di strada da fare, ma dopo vi spiego perché sono a 1700 km da casa con la macchina. Comunque è davvero una bella alba. Probabilmente per chi mi conosce qui cadranno fulmini saette domani, perché cazzo ci faccio in una chiesa, boh. In questo momento sono a Jurmala, sperando che si chiami così, perché sono qui. Ho appena lasciato Riga e volevo venire a vedere il mare, visto che era vicino, per vedere com'era e com'è il posto qui, no? Perché comunque io il mare non lo vedo da parecchio e quindi ci stava. Adesso faccio due scatti, mi avvicino al mare e poi riparto. Se mi seguiste su Instagram sapreste che ho passato l'ultima settimana prima di partire, è stato a macello. La vera domanda è: cosa ci faccio a Jurmala a vedere il mare del Golfo di Riga, ossia anche il Mar Baltico? La risposta è molto semplice, più semplice di quello che credete. Partendo dal presupposto che questo video probabilmente non dovrebbe nemmeno esistere, perché in realtà io dovevo partire per Riga il 20 agosto, prendere l'aereo, farmi 6 giorni in città, e onestamente non pensavo nemmeno di farci un video perché dovevo essere con la mia ragazza, ma comunque sia, indipendentemente da questo, non volevo godermela un po' di più sotto quel punto di vista. E allora ho detto, vabbè, ma perché devo fare video? In realtà dei fatti è successa un'altra cosa, è successa che le ultime 2 settimane sono state molto molto pesanti, perché me ne sono capitate di tutti i colori. Praticamente weekend, quello prima di partire, quindi quello prima del 20, sono andato a fare fuori strada con Banan Travels e Tommaso e altra gente con gli RZ. Ci siamo ritrovati praticamente sul col del Parpaillon a soccorrere un ragazzo che si è buttato giù dalla scarpata, purello. Speriamo stia bene, ancora non abbiamo notizie quando faccio questo video. Tuttavia, mentre lo stavamo soccorrendo, comunque con il soccorso e tutto quello che c'era dietro di questa cosa qua, è successo che i pompieri, chiamiamoli così, francesi, hanno deciso bene di colpire la mia moto, farla cadere, il mio DRZ, e mi hanno fatto ruzzolare il casco giù dalla scarpata, casco che ormai è da buttare, e appena rientro da queste vacanze sicuramente vado in assicurazione, perché abbiamo fatto la constatazione amichevole, perché mi devono rimborsare per i danni che mi hanno procurato. In più hanno graffiato il serbatoio che era nuovo, hanno graffiato i paramani che erano nuovi. Insomma, la botta ha fatto sì che la torretta, il supporto della torretta si spezzasse e in questo momento è inutilizzabile. Quindi in realtà io dovevo appunto venire a Riga, fare una settimana a Riga e poi dopo decidere, perché sarei tornato oggi, che è 26, avrei preso l'aereo questa sera per poi atterrare a Milano. La verità è che speravo, tornando da Riga, di poter prendere la moto per qualche giorno e andare a fare un po' di avventura, no? Un po' di wild, così da
incominciare con quello che ho il progetto di fare con il mio DRZ. Il problema è che con il casco che è ruzzolato giù dalla montagna, praticamente 50 metri si è fatto, sbattendo su tutte le pietre, rimbalzando 5-6 volte. Casco da buttare, che era il più comodo che avevo, che era il Next VRL. E poi la torretta è rotta e quindi non riesco ad andare in giro. Però ho detto, vabbè dai, c'è il viaggio a riga, guardiamo le cose con positività. Mi sono arrabbiato lì per lì, però arrabbiato più che altro con i pompieri, non perché fosse successo, capito? Perché ho deciso pian piano di prendere comunque la vita un po' più leggermente, con più leggerezza. Il problema qual è stato? Che poi comunque sono stati comunque giorni pesanti, indipendentemente da questo, nonostante abbia passato il 15 agosto, uno dei più belli della mia vita. Il problema viene che poi la settimana di lavoro è stata parecchio pesante, molto impegnativa, generale proprio, e quindi è successo semplicemente che ho detto, vabbè dai, non vedo l'ora di partire, arriviamo davanti al gate, ci dovevano fare il controllo dei documenti dopo aver comunque passato letteralmente tutto, cioè dovevamo soltanto, tra virgolette, varcare la soglia dell'aereo. E io non trovo più la carta d'identità. Carta d'identità che ho dimenticato nello scanner. E lunedì ebbi la bella decisione di mandare le carte per fare il cambio delle bollette, perché stavo pagando troppo. E l'ho dimenticata lì, quindi ho saltato il volo, ho saltato il viaggio, ho saltato tutto. Ho fatto due giornate di merda. Poi devo ringraziare i miei, perché mi hanno dato del budget aggiuntivo. E allora alla fine ho deciso di intraprendere questo viaggio in macchina. Dopo 26 ore, 2200 km, sono arrivato a Riga. E ho iniziato a farmi la mia vacanza con più di qualche giorno di ritardo, e da solo, completamente da solo. E adesso, in questo momento, mi trovo a Jurmala, che è vicino a Riga, nel giorno in cui sarei dovuto ripartire, e ripartirò, ma il progetto è cambiato un po' tutto, anche grazie al fatto che sono in macchina. Girerò un paio di città, oggi mi dirigerò verso Varsavia, e poi domenica incontrerò il mio amico Yannick. Purtroppo per lui si chiama Angelo, ma non c'ha la faccia da Angelo, mi dispiace, te l'ho già detto. E ci vedremo a Cracovia per passare una giornata insieme. E poi vedremo, tanto comunque lo vedrete nel video. Vabbè, a sto giro possiamo dirlo, eh. Grazie Google. Grazie. Con i cerchi da 18, ho solo macchine i cerchi da 18. Grazie Google per consigliarmi queste bellissime cazzo di strade con una macchina che non è adatta a fare ste cazzo di strade. Stupidi scemi di merda. Come vi dicevo, ho preso tutto questo mega disguido come, diciamo, un'opportunità per poter fare veramente quel cazzo che volevo. E niente, in questo momento sono a Varsavia ed era uno dei posti che mi ispirava di più. Poi domani Cracovia e poi vedremo. O meglio, lo vedrete nel video, ammesso che lo pubblicherò, però ci si prova, dai, ci si prova. E niente, davvero, c'è un'oretta che sono qua, è pazzesco sto posto. Immaginate vivere sapendo che nessuno crede in quello che fai e che non credono nemmeno che tu possa fare certe cose. Che voglio dire, non è essere dei supereroi, si tratta semplicemente di uscire dalla propria comfort zone e sperimentare. E poi immaginatevi di essere in un posto come questo. Riuscite anche solo ad immaginare come ci si può sentire dopo essere partito e essere andato così tanto lontano da casa e comunque non essere ancora rientrato, ma passare tra le più belle città europee? Provate a immaginarlo, fatevi delle domande e cercate di trovare delle risposte. Thank you.
partenza. Sto andando via da Varsavia, davvero una gran bella città. Penso che tornerò molto presto a visitarla perché merita tantissimo. Penso fortemente che sia una delle città più belle che ho visto. Non che ne abbia viste tante, però è davvero bella, molto accogliente. Devo dire, sono rimasto molto colpito. Poi l'hotel dove ho alloggiato è tra l'altro pure molto figo e per un prezzo irrisorio bassissimo. Tra l'altro la vita qua costa davvero poco. Cioè vai a mangiare fuori e sembra che spendi tanto, invece spendi 10 euro alla sera, intendo. Quindi tornerò sicuramente. Questo è poco ma sicuro. Ah, piccola postilla. Adesso andiamo a incontrare un amico che ha fatto il diavolo a 4 per raggiungermi. Si chiama Angelo Yannick, che veramente lui non ha proprio la faccia da Angelo. È una roba incredibile. Dopo gli faccio il video. Comunque adesso si va a Cracovia. Vediamo com'è quella città qua. Siamo qui con questo soggettone che praticamente è la parola d'ordine di Yanni, che è bro. Dai, bro. Vedi? È spettacolare. Comunque dovrebbe essere un delitto pagare 33 euro la cena che abbiamo fatto. Troppo. In troppo due, poco, troppi soldi, troppi. Poco. No, con poco. No. Tanta roba, figa. 30 euro al centro di Gregorio. Anche Budapest è conquistata. Poco. Poco, però è conquistata. Conquistato almeno. Cosa posso dire? Almeno i poliziotti sono simpatici qua. Mi hanno tenuto anche compagnia. Carino, devo dire.